siamo in live. Aspetta. Adesso siamo in live. Aspetta. Ci siamo. Io mi fido di te. Però aspetta, perché ci stiamo in live tra 9 ore. No. Siamo in live adesso su YouTube. Se scorrete, siamo in live. Ho capito, ma il sito premia tra 9 ore. Premiere. Ah, sì, cazzo, siamo in live davvero. Siamo in live, basta. Ho capito, però chiudi OBS perché trovi, si vede solo OBS. Adesso lo chiudo un attimo. Esatto, si vede OBS sul display. Ci siamo. Adesso siamo in live. Ah, ma sto microfono di merda, aspetta, fa cagare, aspetta che vediamo. No, va bene, Lori, va bene. Adesso siamo in live. Inseriamo l'ospite. Inseriamo Marco, secondo ospite della giornata. Intanto ci presentiamo. Siamo Nicolas e io Mattia, i capi di Benza Crew. C'è Lorenzo con noi. E adesso si è connesso anche Marco. Buongiorno Marco. Ciao. Ciao. Tutto bene? Buongiorno. Sì, la dai. Diciamo di sì. E ti abbiamo chiamato in diretta, Marco, perché tu hai delle chicche da mostrarci. Infatti ti vediamo in una location strana perché sei in macchina. Esatto. E spiegaci un po' questa tua macchina, dai. Dai, ve la faccio vedere. Vediamo una location. Sei in macchina? No, ma c'è la dopo. Spiegaci un po' questa tua macchina, dai. Chi è che ha il doppio? È una mini. È una mini Cooper 1600 aspirata, benzina. Bella, divertente. C'è il doppio, scusate. Molto. Questo perché non è una S, ma è una mini aspirata. Solo che la cosa simpatica è che non c'è più lo scarico sotto, perché l'abbiamo rimosso. E fa un po' di casino. Riusciresti a farcelo sentire un attimo? Sì. Intanto aspettate un attimo che faccio la storia su Instagram. Aspetta che la faccio anch'io. Ah cavolo, è uscito un attimo Marco, però vabbè, lo richiami. Siamo in live su Benza Crew, come potete vedere, vi aspetto tantissimi sul canale e dai ragazzi, ci divertiamo. Siamo in live! Quindi tutti su Benza Crew! Tutti su Benza Crew! Ma si sente almeno il mio audio? Sì, si sente, Bottini, si sente. Prima non si sentiva. Sì, adesso io devo andare a prendere il caricatore perché sennò mi muoio. Beh, bella organizzazione, oh raga! Organizzata da Dio! Sentite? Sì, sentiamo da Dio. Marco, ci sei? Okay. No. Sì. Marco! Adesso si sente un bel suono. Senti che roba. Ti lagga un po' l'immagine, però dai, il suono si sente, il suono è bellissimo. Ma spesso si sente per la macchina e non abbiamo per il wifi. No, dai, io. No, lui ha. La macchina è troppo bella. Che figata. La macchina è bellissima, poi una mini rossa così è troppo bella. Tu mi senti, Lori? Io sì, sento tutti perfettamente, a parte lui che si è bloccato, c'è la connessione del 92 probabilmente.
Spettacolo. Ecco, un attimo che lo rimetto. È caduta la linea. Tu ci sei? Tu ci sei, Nicolas, adesso? Io ci sono, ci sono. Perfetto. A parte quello col wifi scarso. No, dai, poverino. Non siamo. No, devo dire che è una bella malattia. Cavolo, una mini così vecchio, guarda che tanta roba, no, ma lui gira per i paesi, perché comunque io l'ho visto a Manerba con quella macchina lì, ma è una roba troppo sentite? Bella. Sì, adesso ti sentiamo e ti vediamo volta. Anche bene. Esatto, vediamo. No, il suono si è sentito della macchina. Si è sentito bene? Si è sentito bene il suono, è tanta roba. È come me lo ricordavo. Ma che cilindrata è la tua Mini? 1600, aspirata. Non è la... Ci sta, ci sta. E... niente. E se vuoi stare ancora un attimo in chiamata, Marco, certo, vuoi raccontarci qualcosa sui motori? Sappiamo che te sei appassionato e ti piacciono... Super appassionato. Sei anche amico di Fede Perla. Esatto. Infatti si vede un po' l'abbigliamento da... Si vede un po'... Si vede. Sappiamo che sei stato al Monzarelli Show quest'anno. Sì. Sei andato giù perché ti piace fare le foto. Dai, raccontaci un po' la tua passione, che fa sempre piacere sentire qualche racconto. Ma guarda, cosa vuoi sapere? Aneddoti di vari raduni, auto sì. Che abbiamo visto... Che stiano nelle norme di YouTube, il resto puoi raccontarlo. Ma vi posso dire di un paio d'anni fa che siamo andati ad Andermatt all'Ona Supercar Circle, c'era una roba incredibile, tantissime macchine esagerate, c'era un MC12 da Maserati, c'era Porsche GT1, Strasse Version, che ce ne sono tipo 3 al mondo, da valore di 12 milioni di euro, roba del genere. C'era la Apollo IE, se la conoscete, non so se avete presente che è. Comunque se andate sul mio Instagram vedete tutte le foto, F50, F40, la Ferrari, LFA, Nürburgring Edition, non so se avete presente. Teddy, dov'è che sei? Io sono di Brescia, sarei di Milano ma vivo a Brescia. Non siete in una bella situazione, dai. Fa niente, mi sa che nessuno qua. Almeno noi lui, a parte qua, ma questo sta abbastanza bene. Dove, lui è in America. No, negli Stati Uniti. Ah, vabbè. Mentre noi due siamo. State attenti anche voi perché ho visto. Sì, ma che... qua il governo se ne sta sbattendo le palle. Ho visto che il vostro presidente l'ha preso un po' sotto gamba. Ma troppo sotto gamba, infatti si stanno lamentando tutti qua. Anche quello dell'Inghilterra l'ha presa sotto gamba, guardate adesso dov'è. Prima l'ha presa sotto gamba, adesso l'ha presa. Sì, ma quello dell'Inghilterra era lo stesso che diceva di far infettare il 60% della popolazione per diminuire l'età. Sì, quello lì è vero. Oh. Senti come canta. Ma di omologato c'è qualcosa? Praticamente tutto tranne lo scarico. Quindi una cosa simpatica di questo veicolo, che nessuno sa, vedete questo qua è il cruscotto. Se voi schiacciate il cruscotto, viene su e c'è un compartimento segreto. Bello l'adesivo. Bello l'adesivo, eh? Ma perché questo compartimento non si permette di cose un po' legali o... Sì, è tipo le spazio caramelle. Ah, che figata. Bellissimo. Le caramelle alla menta stanno andando parecchio ultimamente, hanno preso il mercato interessante. Niente, dai, ti salutiamo, grazie per aver partecipato alla live. Vi saluto anch'io. Questo qua è un saluto che ci voleva. Comunque, grazie per essere entrato, spero che tu possa restare connesso per vedere anche gli altri ospiti speciali. Certo. Magari dillo anche ai tuoi amici che adesso stanno entrando ospiti sempre più interessanti.
E non stiamo parlando di matti come te che truccano le macchine, però è una passione anche quella, ma stiamo parlando di veri e propri piloti di kart e anche di meccanici a livello mondiale. Infatti adesso molto probabilmente ci sarà un meccanico del team Gresini, Moto 3 e Moto 2, che lui però l'anno scorso ha fatto parte del gruppo meccanici della Moto E, del pilota Ferrari Matteo che ha vinto il mondiale. E adesso, se riesco a farlo entrare, ve lo presento. Comunque ti ringraziamo Marco e speriamo di vederci presto. Sicuro. Ciao. Tra l'altro io questa live non è che c'entri tantissimo. Cioè mi piace stare qua con voi, ma io di motori non sono una cipa, seguo la Formula 1 e basta. Eh beh, la Formula 1 è sempre motori, comunque niente, dai, ti ringraziamo anche te Lori per aver partecipato. Grazie, che comunque mille. Puoi portare sempre un sorriso, perché comunque adesso ci hai fatto divertire. E grazie per avermi fatto avviare la diretta. Posso spammare un attimo? Spamma. Ninja del K2 sul tubo, vi aspetto domani per il terzo episodio della serie. Bella raga! E sappiamo che oggi è uscito il secondo e ieri il primo, quindi guardatelo se non l'avete guardato! Guardatelo! Guardatelo! Ciao Lori, sempre bella, bello raga. Sentirti. Bella. Niente, siamo rimasti ancora io e te. Adesso aggiungerei il secondo ospite. Sì, io coglierei un attimo l'occasione per leggere i commenti qua, chi scrive. Ah, aspetta che li guardo anch'io, aspetta un attimo. C'è... Ok, scrivevano audio doppio di Marco. Ma ci sono tanti commenti che non li sto seguendo io, scusa, ma adesso arrivo un attimo... No, caspita. Niente, raga, siamo in live con un piccolo problema... Adesso vediamo a risolvere tutto, ovviamente. E quindi salutiamo tutti gli ospiti. Live. Ciao Nicolas, sei ritornato. Niente, volevo dire subito una cosa veloce. Salutiamo tutti gli ospiti attivi, quindi un saluto ad Alessandro Tavecchia e un saluto a Stefano Stucin, ad Angelo Marzinotto, a Pietro Manfrin, a Andose96 che scrivono. E ciao a tutti, buongiorno, benvenuti sulla diretta. Niente, siamo solo all'inizio della diretta perché questa diretta andrà avanti. Ci divertiremo un casino e restate connessi perché succederanno cose belle e commentate perché vi salutiamo e se volete farci domande che volete sentire in live e delle nostre risposte, scrivetele perché noi vi risponderemo sempre. Esatto, saremmo disponibili a rispondere alle vostre domande se possiamo rispondervi, diciamo. E niente, adesso mentre aspetto che entri il secondo ospite vorrei parlare un attimo di Benza Crew e parla te un attimo che io intanto sento il secondo ospite. Va bene, ok, cosa da dire ragazzi, iscrivetevi tutti al canale anche perché questo sarà un mini spoiler, diciamo. Allora Spada Mattia mi ha dato una penitenza da fare quando raggiungeremo certi numeri, e cosa che io dovrò fare. Se volete vederla, probabilmente verrà pubblicata su Instagram Benza Crew, quindi seguitelo. E penso che verso quest'estate dovremo fare, all'inizio di quest'estate, appena si risolverà tutto, dovrò pagare pegno anche della penitenza quando raggiungeremo certi numeri, diciamo. Praticamente la penitenza è come questa qua. No, non devi spoilerare. No, no, è bello lo spoiler, piace agli ospiti lo spoiler. E quindi aspettiamo un attimo ancora che proviamo a far connettere il secondo ospite, 3 minuti prima che si connetta, quindi spammiamo un attimo la live.
Prova, prova, vai. Ciao ragazzi, siamo in live, connettetevi su Benza Crew. Ma chi è che ha il doppio? Tu hai il doppio? Sì, adesso sì. Spegni il volume se vuoi guardare. Sì, sì, no, ma stavo sentendo se mi sentivo. Ah no, no, sì, sì, ti si sente, tranquillo. Allora, adesso siamo sempre 7 ospiti, un saluto a tutti gli ospiti, commentate, fateci domande mentre aspettiamo il secondo ospite e niente, che dire, adesso scrivo ai miei amici che siamo in live, almeno vengono dentro per il secondo ospite. Sì. Intanto ricordiamo a quelli che ci sono che la domenica uscirà una serie. Ah, è vero, bravo, bello scoop! Domenica, secondo episodio della serie Quattro Chiacchiere con. Quattro Chiacchiere con, e a me invece il mercoledì uscirà Vita da Rally, che sono interviste a piloti e navigatori di rally, che fino adesso ho fatto io, ma speriamo potrà unirsi anche Mattia in qualche intervista. Ne abbiamo una in serbo da fare insieme, ma nessuno spoiler. Quindi se volete scoprire quale sarà l'intervista insieme, restate connessi. E quindi potete già andare a mettere like alla prima, che è con Paolo Porro, come vedete in premiere sul nostro canale, che uscirà mercoledì. Però uscirà ricordiamo mercoledì. Ricordiamo una cosa, ragazzi, che domenica esce l'intervista con un ospite speciale e se guarderete tutta l'intervista scoprirete che ci sarà una sorpresa anche settimana prossima. Mercoledì esce il video e giovedì e venerdì, boh, quindi restate connessi, guardate tutto il video perché scoprirete una cosa che comunque verrà comunicata sulla pagina Instagram che adesso vi diremo. Quindi seguite tutti MattiaSpada03, Nicolas.Bertelli, BenzaCrew. Seguiteci perché? Perché lì verranno comunicate tutte le date ufficiali delle pubblicazioni dei video, tutte le date ufficiali delle dirette su YouTube, su Instagram e su altre piattaforme, quali possono essere Facebook, eccetera. Però principalmente useremo YouTube e Instagram, però restate connessi perché ci sarà una cosa troppo bella e verrà fuori una bella cosa questa pagina, quindi se non volete perdere nulla scriveteci anche se volete entrare, per esempio volete partecipare a Benza Crew come progetto, vi piace e volete partecipare, scriveteci. Intanto un saluto a Lorenzo Adami, mio compagno di classe, ciao Lollo, buongiorno, buonasera, benvenuto in live, fateci domande, ve lo ripetiamo, fateci domande che noi rispondiamo, tema della live motori. E quindi niente, stavamo dicendo che verrà qualcosa di favoloso e niente, adesso proviamo un attimo a sentire il secondo ospite, se no comunque non lasciate la live perché ci saranno tanti ospiti, tantissimi ospiti oggi. Ospiti tanti decenti. Importanti ospiti. Sì. Ciao Maino, buongiorno anche a te. E niente, stiamo cercando di far entrare il secondo ospite. Intanto vi ricordiamo di commentare domande sul motorsport che noi vi rispondiamo, ci piace a tutti il mondo del motorsport. Ricordiamo che di poterci seguire anche su Instagram Benza Crew e Mattia Spada 03 e Nicolas.Bertelli.
seguiteci, seguiteci, perché ci saranno novità e tanta, tanti scoop che saranno inediti, perché come le interviste che stiamo portando sono inedite, perché non tutti sanno e non tutti hanno e sanno quello che noi sappiamo e abbiamo. Quindi, che dire, stiamo aspettando il secondo ospite. E ragazzi, adesso giustamente adesso le live le faremo tramite Skype, perché comunque c'è questo problema del coronavirus, ma poi finito questo speriamo di riuscire a portarvi live anche uno in parte all'altro, diciamo fisicamente, incontrandoci davvero, e magari organizzeremo anche qualche raduno. Salutiamo Matti Channel che sta guardando la live. Iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao Matti. Salutiamo tutti i componenti della Benza Crew. Salutiamo tutti perché i componenti della Benza Crew. Ci rompono le palle. Se no ci rompono le palle, però sappiamo che siamo in pochi, però se volete entrare a far parte della Benza Crew, scriveteci in direct su Instagram, perché vi dobbiamo dire due regole prima. Scriveteci che noi saremo disposti a farvi entrare. Quindi, che dire? Se non entra il secondo ospite, passerei al terzo, perché comunque dobbiamo rispettare un certo orario. Non abbiamo tutto il giorno, diciamo, no? Staremo con voi ancora un'oretta, più o meno un'oretta e qualcosa. Ok, il secondo ospite è pronto, quindi ve lo presentiamo prima che entri, ma poi lui si presenterà. Il suo pilota è stato campione del mondo di Moto E, quindi la nuova categoria che si basa sulla moto elettrica, e come dire, lui è un meccanico del Gresini Racing Team, e adesso entrerà in live e almeno potrete conoscerlo, ci racconterà un po' la sua esperienza, la sua vita da paddock, che fa sempre bello sentire aneddoti su questo. Intanto vi ricordo che prima che entri lui di commentare in live, che noi vi salutiamo. Ciao Luca! Ciao! Tutto bene? Tutto bene, grazie. Voi? Sì, sì, tutto bene. Bene, bene. Abbiamo appena finito di dire che tu sei... il tuo pilota è stato campione del mondo di Moto E. Neanche tempo di dirlo che tu ti presenti con la camicia ufficiale. E niente, vorrei che tu ci raccontassi un po', quindi retta su YouTube, la tua vita nel box, come ci si sente e come funziona lavorare in un box di un team mondiale. Allora, diciamo che è un onore, perché è una grande esperienza. Vabbè, adesso diciamo che la sto accumulando, dai, mi stanno insegnando. E prima di tutto voglio ringraziare il Fatto e tutto il team Gresini, Beppe, che è il tuo coordinatore, che diciamo che è molto diverso, soprattutto perché facendo Moto E e anche CIV sono due cose diverse, diciamo, perché CIV ci sono le gare, c'è Pole, che si tratta di una della vecchia Super Pole che si faceva in Superbike, quindi si fa un secco e chi riesce, diciamo, a sbagliare meno, diciamo, riesce a fare la pole position. Invece la Moto 3 è un po' di differente, perché è come fa la Moto 3 nel mondiale per la qualifica, poi la doppia gara sabato.
Non ti sentiamo tanto bene, Luca. Sento un po' scatti, però va bene, dai. Questa è la connessione che è uscito. Guardiamo se rientrerà. Aspetta che lo rimetto in connessione. Ci sei, Luca? Sì, si vede che è caduta la linea. Sì, c'è una connessione che fa assai schifo, perché anche con gli ospiti di prima comunque stava un po', c'era un po' di lag. Però vabbè, e niente, stavamo dicendo che ovviamente stavi parlando che Civ Moto E e Moto 3 sono tutte cose diverse, quindi riprendi un po' il discorso che magari adesso c'è un po' di connessione migliore. Ah, ok, no, che è un Moto 3 del Civ. Vabbè, si tratta di una dell'ex Honda utilizzata nel 2019, che noi riprendiamo dal mondiale e la riutilizziamo per far correre i nostri piloti al Civ. E invece la Moto E, la moto ci viene fornita da Energica, che è praticamente come se fosse marca unica il campionato. Ci viene fornita la moto e noi ovviamente ho con le carene, tutti i kit. E invece la Moto 3 Civ usiamo tutta la roba vecchia 2019, che alla fine è nuova, però la utilizziamo per fare il campionato. E quindi la Moto 3 dell'italiano c'è la doppia gara sabato e domenica, invece in Moto E c'è la Super Pole, diciamo le cose più che si notano di più. Che a me piace un sacco la Super Pole, perché è bello vedere i piloti che cercano di sbagliare il meno possibile per azzeccarsi la pole position, rispetto magari a una qualifica della Moto 3, Moto 2 o Moto GP, che magari tutti cercano di aspettarsi, dai. Invece nella Super Pole devi un po' arrangiarti. E quello lì è il bello, infatti, che lì si vede il vero pilota, perché lì hai un giro e quello lì è, quindi sbagli una curva e te la tieni sbagliata, mentre in una qualifica da 40 minuti come può essere quella della Moto 3 del mondiale, vabbè che adesso c'è Q1 e Q2, ma una volta c'erano 40 minuti di tempo, sbagli quella curva, magari il giro dopo te la migliori, e quello lì non è tanto bello, perché comunque la qualifica è il tempo sul giro, e il tempo sul giro sarebbe bello farlo uno. Infatti, però è anche vero che nella Moto E, dato che facciamo poche gare, cioè è importante essere sempre costanti, cercare di cadere meno e sbagliare meno. Però c'è anche da dire che la Moto E presenta pochi piloti, perché ne ha solo 15 o 16, mentre se iniziamo a fare super pole come in Moto 2 o Moto 3 del mondiale ci mettiamo 5 ore, perché comunque ci sono 30 piloti e verrebbe anche un po' complicato. Magari sarebbe bello fare come stessero facendo adesso, Q1 e Q2, ma il Q2 i primi 18 fare Super Pole. Esatto, sì, è quello che secondo me cercheranno di fare, perché stanno testando la Super Pole sulla Moto E per vedere come la gente reagisce, diciamo. La Super Pole piace, perché comunque lì si vede il vero pilota. Una domanda che ormai stanno facendo tutti a tutti quelli che lavorano in ambito motoristico: secondo te quando è che si può tornare alla normalità e tornare a correre? Questa è una domanda difficile, diciamo. Molti rispondono che ovviamente ci vorrà ancora un sacco di tempo, anche noi stiamo aspettando, comunque ci stiamo cercando di gestire con la nostra azienda e così, però ci vorrà un sacco di tempo, diciamo. La MotoGP continua a fare dei calendari nuovi, però non sono ancora tutti definitivi, e quindi dobbiamo aspettare ancora un bel po'. Secondo me luglio, dai, se va bene, luglio. Secondo me luglio possiamo iniziare. Inizio luglio. C'è il CIV, la Moto E, Moto E è difficile, però il CIV secondo me luglio, se la situazione in Italia si tranquillizza un po', con l'italiano si può iniziare a luglio. Speriamo, poi è bello perché ci sono 6 gare, quindi sono più facili da gestire, diciamo. Poi in Italia sono tutti abbastanza vicini, riescono a farle anche in 2 mesetti, 3.
tutto attaccato ovviamente, magari sì. Cambiare anche gli autodromi in base a dove la situazione è più critica e meno critica. Sì, però diciamo, cioè, poi questa è una mia opinione, che la direzione dell'italiano, l'FMI deciderà sicuramente di iniziare quando tutto sarà tranquillo, non magari se Roma è critico, non ci andiamo, perché almeno riescono a far tutto insieme. Sì, sì. E volevo chiederti se tu sei venuto a conoscenza che l'autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina diventerà di 5,3 km, verrà allungato parecchio. E secondo te lì si potrà portare il campionato italiano? Allora, ne ho sentito parlare, però non è, diciamo che non sono entrato in merito della situazione. Però dipende tutto da che categoria far correre, perché c'è, cioè, comunque è un bel circuito, perché c'ha un bel rettilineo, c'ha delle belle curve, delle belle S. Non è, cioè, è bello, però è completo. Bisognerebbe vedere più che altro come si comporta le moto, bisogna fare dei test per capire se si può correre. E ti ringraziamo molto per aver dedicato questo quarto d'ora in live con noi. Spero tu possa restare connesso, perché tanto la live non durerà ancora molto, ma durerà sì o no ancora una mezz'oretta, perché abbiamo altri ospiti. Mm-hmm. E speriamo che tutto possa tornare presto alla normalità, ti auguriamo il meglio per il mondiale di quest'anno, speriamo che possiate ripetervi, che sarebbe bello anche per noi italiani avere la gloria tricolore. E grazie. Niente, dai, ci sentiamo presto Luca, un abbraccio. Va bene, grazie, ciao a tutti. Ciao. Siamo rimasti ancora noi due, però subito adesso, allora salutiamo tutti gli spettatori in diretta e niente, il prossimo ospite non è tanto famoso, è un pilota kart che corre nell'italiano, nel campionato italiano, l'anno scorso ha fatto il mondiale a Lonato e purtroppo non è andato tanto bene, però ha fatto il campionato mondiale. E è proprietario e fondatore del team 2M Racing, che oggi ci parlerà in anteprima, perché il tutto più dettagliato ce l'ha spiegato nell'intervista 4 chiacchiere con, che però non vi dico ancora quando sarà. Intanto ringraziamo ancora Luca che è stato disponibilissimo nell'essere venuto in live con noi, perché comunque adesso anche per loro non è facile la situazione. Però intanto procederei col portare dentro il terzo ospite o terzo quarto ospite, vabbè, quindi scriviamo. Matteo Mazzucchelli accetta. Sta entrando in live, credo, il nostro pilota. È entrato in live. Buongiorno Matteo. Eccoci. Ciao Matteo. No. Ciao a tutti. Tutto bene? Ciao, ciao. Ma sì, dai. Grazie per essere venuto in live oggi. E noi ieri abbiamo registrato l'intervista, che però uscirà più avanti come tempo, però vorrei chiederti una piccola cosa prima che di farci vedere dove sei. Vorrei che ci dessi velocemente due parole sul team 2M Racing, visto che hai parlato nel dettaglio nell'intervista. Vorrei che dessi uno scoop per vedere l'intervista. Allora, cosa posso dire del team? Più che quello che ho detto ieri, niente, è un team nuovo, è un team nato grazie appunto all'esperienza mia in pista e a mio papà di fuori, e niente, noi cerchiamo di aiutare il più possibile i nostri piloti,
qualche soddisfazione ce la stanno dando, ce l'hanno data più che altro. E niente, stiamo cercando di migliorarci sia noi che appunto i nostri piloti per cercare di ottenere, diciamo, dei bei risultati. Quest'anno avevamo grandi ambizioni, ma a quanto pare cioè, sarà difficile correre quest'anno, però dai, ci rifaremo al massimo nel 2021. Noi ieri ci siamo sentiti per chiederti di poter entrare in live. Tu ci hai detto che sei in un po' strano, perché quella lì credo sia casa tua, perché si deve restare a casa tua. E sì. Parlaci del posto in cui sei adesso. Allora, niente, io sono... Sì, sono a casa mia. Io ho la fortuna di avere proprio sotto casa l'officina di mio padre, dove ho adibito nel vecchio magazzino una piccola officina di appunto di go-kart. L'abbiamo messa insieme e è ancora un po' in fase di montaggio, diciamo. Ogni volta ci viene in mente qualcosa da poter modificare, da poter fare, quindi non è ancora, diciamo, definitiva al 100%. Ci siamo quasi, ormai, dato che lo spazio non è molto, abbiamo quasi finito, però è venuta fuori secondo me per appunto a costo zero una bella cosa. Intanto voglio dire che sul mio profilo Instagram siamo in live, quindi chi ci stesse guardando su YouTube siamo anche in live su Instagram sul mio profilo. E niente, tua officina, hai parlato e sappiamo che col team tu prepari i kart, quindi qui hai i telai dei kart o qualcosa da farci vedere? Sì, io ho qua il mio muletto, diciamo. Il mio CRG, questo è 2017, quello che ho usato per il mondiale e via, perché l'ho usato per fare dei test verso gennaio in Abruzzo ed è rimasto lì. E qua niente, ho tre go-kart dei miei ragazzi. Questo qua è l'Energy di Gesù Bruno, che quest'anno farà la Super Tag. Qua di un pilota che di gare non per ora non ne fa, perché ha le prime esperienze, è un Tony. Qua c'è anche il nome, motorizzato Modena, lui e chiami Jason. Jason è monomarcia, e invece il Corrado è un KZ. E qua ho un cavallo, il GP ieri, dove con lui quest'anno abbiamo fatto secondo al trofeo MOS e ha partecipato a alcune gare di Brianza. E poi niente, qua ho un vecchio Mini, un mio telai che l'abbiamo messo insieme per fare dei test. E insomma, qua è un po' tutta l'officina, il reparto gomme, cerchi, cambi vari, insomma, c'è un po' di tutto. E niente, dai, ti ringraziamo per averci dimostrato il tuo regno, dove passi il tempo in queste giornate. E grazie a te per avermi invitato. A breve uscirà l'intervista. Ricordo, seguitelo tutti su Instagram mazzu_177 e restate connessi sul canale YouTube, perché fra qualche settimana uscirà la sua intervista. E ricordo che lui quest'anno doveva fare qualche gara, non si sa ancora che gare farà. Quindi iscrivetevi, seguitelo su Instagram, che lì vi dirà che gare farà quest'anno. L'anno scorso hai fatto il mondiale, come hai detto te, e quest'anno molto probabilmente lo rifarai, se non sbaglio. Speriamo, se ci sarà la possibilità economica, sicuramente sarò tra i partecipanti. E allora speriamo di vederci presto a Lonato. Un saluto e grazie ancora per essere entrato in questa diretta. Grazie a voi. Ciao ciao. Un saluto. Ciao ciao.
siamo rimasti ancora noi due. Ok, chi vuole lasciarci qualche domanda da fare? Questo è il momento buono. Adesso no, fateci un po' di Q&A. Salutiamo Sis Sos che sta guardando la diretta, che scrive ok champ. E salutiamo Adami Lorenzo, sei ancora connesso, che scrive spada ti amo, sei bellissimo. Salutiamo io anche... non mi sento di dargli torto. Salutiamo anche Brian Maino che scrive ci piace. E speriamo che l'audio sia buono, perché questa qua è una diretta, è la prima diretta che facciamo, è una diretta prova. È stata organizzata un po', diciamo... Adami Lorenzo ci chiede chi è il tuo amico. Allora, lui è Nicolas Bertelli, è il fondatore insieme a me di Benza Crew, e presentati un po', dici cosa ti piace, cosa no. Allora, io su Benza Crew mi occupo del rally soprattutto, sono un appassionato di rally, se contate che il mio primo rally sono andato a vederlo quando avevo 6 mesi di vita, ancora nel passeggino con mia mamma, e lì pensate che non ho mai perso un bellia. E comunque io sono Pietro e sono, come detto, l'altro fondatore di Benza Crew. Seguite la serie che porto il mercoledì, che si chiama Vita da Rally, dove sono arrivato nel mercoledì di Rally, che portiamo io e giustamente Mattia, e quattro chiacchiere con Vita da Rally. Se avete anche altre domande, fatecele. Oh, c'è Chef Tony che scrive mamma mia, e c'è Andrea Marinesi che scrive ciao Matti, ciao Andrea Marinesi è un mio amico di La Spezia, amante dei kart, un saluto. Come puoi vedere sono su una sedia strana perché mi sono fatto la postazione da gaming finalmente. E Chef Tony, non so chi sia, però un saluto a tutti. Ricordo che se volete potete farci domande, Q&A, è adesso il momento mentre stiamo cercando nuovi ospiti. E quindi fateci Q&A, che noi rispondiamo. Andrea, se vuoi farci qualche domanda siamo a tutto orecchie. Vogliamo dire che questa live è stata riprodotta dai nostri spettatori già 64 volte. Ci sono 9 spettatori attuali. Ciao Andrea, un bacione anche a te. E niente, adesso... E adesso stiamo cercando nuovi ospiti e speriamo di trovare ancora qualcuno, se no finiamo qua questa live, però vi promettiamo che cercheremo di portarne almeno una settimana. E aspettate, adesso che abbiamo capito come si struttura la live, vedremo di portare anche una qualità migliore nei prossimi video, con sempre ospiti speciali. Se avete domande, fatele. Fateci domande, perché abbiamo 5-6 minuti vuoti, quindi fateci domande che noi vi rispondiamo. Tu tieni d'occhio la chat un attimo, che almeno se scrivono. Vorrei sapere dal tuo ospite se in questo periodo usa il simulatore per scaricare un po' di adrenalina repressa. E purtroppo Matteo è andato via e quindi non possiamo chiederglielo, però non credo lui abbia il simulatore. L'unico che ha il simulatore qua fra noi due sono io, che me lo sto ancora finendo di fare perché non è ancora completo. Perché io non c'è i soldi in passato, invece sono povero. Non è vero.
mi sta arrivando il volante. Quando arriva il volante giocherò un po', ma l'ho fatto più che per passione, per divertimento, e per passione e per divertimento, e non per lavoro. Andrea, non è che non ti rispondiamo, è solo che arrivano dopo le domande, quindi appena ci sono in chat, dopo voi il video lo vedete giustamente 30 secondi di ritardo, 30 secondi dopo che noi registriamo realmente il... Ah, ci scrivono... Ci scrive, sì, sì, è carico di gay, e io mi sento di dargli ragione, qualcuno potrebbe anche prestarmene, e dice no, stronzo, non lo va. Ah, e ci scrivono sul gruppo Benza Crew che di parlare dei progetti futuri. Progetti futuri sono... Progetti futuri sono motovlog, molto probabilmente vlog dal vivo in autodromo. Esatto. Vlog dal vivo dei rally. Sì, speriamo. E contenuti speciali su kart, moto, perché con collaborazioni stiamo cercando di andare in autodromo per registrare parti della moto specifiche. Continueremo la serie 4 chiacchiere con ospiti di livello. Il livello si sta alzando. E niente. Inoltre ci tengo a dire che molto probabilmente crescerà il canale, sicuramente. Adesso ci sono ospiti pazzeschi in programma per le interviste. Ricordo ancora che domenica uscirà l'intervista con il secondo ospite per il 4 chiacchiere con, mentre in premiere, quindi potete già mettere like, c'è il video di mercoledì, che è un'anteprima, ma il video uscirà mercoledì alle 4, che è il video della serie nuova. La serie si chiama Vita da Rally, e è una serie con piloti e navigatori di rally che ci descriveranno come funziona un rally, come funziona, come ci si deve preparare psicologicamente e tutto. Però voglio specificare che la serie Vita da Rally l'ha presa in mano Nicolas. Comunque no, voglio subito dire una cosa. Andrea Marinesi ha scritto: ragazzi, vi abbraccio fortissimo, ma sono al lavoro e devo salutarvi. A presto. A presto, Andrea. A presto. È stato un piacere averti in live. Speriamo di vederci presto. E ci scrive anche Diego Bonardi. Buongiorno. E ciao, Diego Bonardi. Un mio amico Diego Bonardi, appassionato di Formula 1. Dopo c'è anche parleremo Pike, magari. C'è anche Pike che scrive: ciao Spadiz, sono un tuo grande fan. Continua così. Ti ringrazio e io do il meglio. Tocca a voi condividere e farci pubblicità anche per crescere, e il vostro supporto conta più del nostro impegno. Quindi vi ricordo ancora che potete scriverci domande in live. E stavamo finendo di dire nuovi progetti, stavamo dicendo che la serie Vita da Rally ce l'ha in mano Nicolas, mentre io ho in mano principalmente la serie 4 chiacchiere con. Però non escludiamo che possiamo esserci tutti e due in un episodio di 4 chiacchiere con e in tutti e due in un episodio di Vita da Rally, perché comunque noi due gestiamo insieme il canale, anche se per la fase caricamento, editing dei video ci penso io. Quindi i video che caricate, che vedete, li carico tutti io. Però a registrare video stiamo lavorando insieme. Infatti oggi abbiamo registrato 3 interviste, ma usciranno più avanti. Però per esempio in contemporanea stavamo registrando un'intervista io per la serie 4 chiacchiere con e un'intervista a lui per la serie Vita da Rally. Però per questo, per farvi dire che, per farvi vedere che comunque stiamo dando il meglio, ci stiamo attrezzando anche con l'attrezzatura giusta da qui in poi
e non voglio escludere che ci sarà anche del gameplay sul canale, quindi molto probabilmente porteremo videogiochi come Formula 1 e come Gran Turismo, magari qualche garetta in compagnia o robe del genere, o magari una serie tipo il preview del Gran Premio, metti che domenica c'è il Gran Premio di Australia, io qualche giorno prima carico un video mentre corro io il Gran Premio d'Australia, giusto per divertire e giusto per portare contenuti che ci possano far crescere. Però principalmente durante questo periodo di quarantena stiamo portando interviste, perché sono quelle su cui puntiamo molto, su queste serie. Però comunque quest'estate, comunque, cioè, Sis Sos che scrive, mi raccomando un bel dislike, ragazzi. Adesso. Allora, queste cose no, ragazzi. No, vabbè, questa è una live comunque di prova, quindi qua sì, vabbè, se volete supportarci con il like. Ci fa piacere e ci farà sicuramente migliorare la qualità della live e dell'audio. Rispondiamo a Pike che scrive, Spadins sei un figo. Giusto. Vedrete quando saremo tutti e due tutti e due cambiasso, per chi non ha colto la per chi non c'era in live all'inizio, abbiamo fatto una scommessa: se il canale raggiunge 120 iscritti o un video raggiunge 350 visualizzazioni o tutto il canale raggiunge 2000 visualizzazioni, Nicolas si farà pelato. Mi tocca, ragazzi, lo faccio per voi come Ciccio Gamer. Questo è per voi qui a casa loro. Voi intanto continuate a fare domande che noi continueremo a rispondervi. Ma la live adesso com'è che è strutturata? Cioè si vede, spero si veda, sì. Sì, si vede, va bene tutto. Ma allora, io posso dire che per Vita da Rally abbiamo praticamente già 3 video, 2 già registrati, uno che dovremmo registrare tra 2 giorni se tutto va bene, che usciranno tutti mercoledì, mentre Spada ha già quanti 5-6 video di 4 chiacchiere con. Abbiamo raggiunto, aspetta. Uno è uscito, poi ho il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, 6 episodi. Pike scrive, anche Nicola sei un figo, grazie. Pike, visto che sei uno dei pochi che scrivono in chat, se vuoi farci qualche domanda sul motorsport, noi siamo a disposizione e vi rispondiamo per quello che possiamo sapere, però ricordo che tutti i spettatori simultanei, tutti coloro che stanno guardando la live possono e devono farci domande, perché questo è il momento e perché è un momento di Q&A, perché tra poco chiuderemo la live, quindi se non volete perdervi d'animo fateci domande adesso, ma la live durerà ancora una decina, un quarto d'ora di minuti. Sì, un quarto d'ora, facciamo fino alle 6.20, poi penso che chiuderemo. 6.20, 6.30, sì, presso a poco quell'orario lì. Niente, parlando delle nostre serie, pensavamo quasi di, allora per il momento no, però c'era l'idea di pubblicare 3 video alla settimana. Comunque ricordiamo che un video esce sempre come post anche su Benza Crew su Instagram, un post al giorno tutti i giorni,
foto. Tranne oggi, che oggi purtroppo non siamo riusciti a pubblicare. Ma magari una dopo la pubblico, che ho appena finita la live, vado a pubblicarla io. Ah, ok. Ah, è vero che devi pubblicare quella lì che ti ho detto? Sì. E niente, allora stasera, appena finita la live, post su Benza Crew, seguiteci su Benza Crew, seguiteci su Mattia Spada 03, seguiteci su Nicolas.Bertelli, perché questi tre account sono dove potrete trovare notizie di video pubblicati su YouTube, di post sui vari temi e sulle dirette YouTube che verranno comunicate lì. Quindi vi ricordo di seguirci. E cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che qual è il miglior clima per avere una pista perfetta, chiede Pike. Domanda interessantissima. Allora, per quello che so io e per quello che mi hanno detto a me certi piloti che danno tanto gas, allora, su piste asfaltate per moto, quindi su autodromi, il caldo, cioè se si corre a luglio, è sconsigliato. Infatti i tempi migliori, a parte Perotti che ha fatto il record a Franciacorta d'estate, ma lì è un altro discorso perché comunque fanno due gare all'anno lì ufficiali di moto e quindi il record si fa in quelle due gare e lui ha corso solo quella e quindi l'ha fatto lì il record. Però il periodo dove solitamente si gira più forte, sentendo anche piloti di MotoGP, è il periodo invernale, spieghiamoci, non dicembre quando c'è la neve. Periodo invernale si intende quando non c'è campionato o quando c'è campionato ma nei mesi di picco. Quindi principalmente in Italia, se parliamo per l'Italia, una condizione ottimale per avere la pista perfetta sarebbe asciutto, che non piova da tanti giorni, almeno c'è gommatura sull'asfalto, e dopo spieghiamo cosa significa gommatura dell'asfalto. E però il clima deve essere dai temperatura atmosferica dai 10 ai 25 gradi la temperatura atmosferica, e quella dell'asfalto non deve superare i 35-40 gradi per avere una pista perfetta. Stavamo parlando di gommatura dell'asfalto perché l'asfalto, la pista per essere in una condizione perfetta deve essere gommata, quindi deve esserci che molte moto hanno girato, moto o macchine, molto veicoli hanno girato già in quella pista prima di fare il tempo e quindi ci deve essere traccia di gomma. Quando piove solitamente la traccia di gomma va via, però non è che appena cade una goccia la traccia di gomma va via. Infatti quando piove, se state attenti alle traiettorie, le traiettorie sono assolutamente diverse da quelle dell'asciutto. Infatti in frenata si tende a frenare dove non si frena in asciutto, dove, quando è asciutto, perché la gomma che si deposita sulla pista, quindi la gommatura dell'asfalto, diventa una platina che assomiglia a olio o ghiaccio per alcuni. Quindi se tu freni dove c'è gomma, stai sicuro che non chiudi la curva. Non perché cadi, o perché vai lungo perché non c'è grip, o perché cadi. Quindi solitamente infatti i piloti, quando c'è bagnato, si tende a usare la linea che non si usa in asciutto. Mentre per i rally, adesso ci spiega Nicolas, che è quello più esperto. Mentre per i rally, allora, giustamente se c'è il bagnato si usano gomme da bagnato e comunque però vai sempre comunque più lento. Bisogna essere più accorti perché il rally si corre su strade cittadine, quindi strade anche che non sono perfette come i tracciati, diciamo, ma che possono presentare fessure nell'asfalto, cambi di asfalto, passando da bavé a asfalto a magari un cementato o addirittura da asfalto a sterrato. Quindi bisogna trovare una mescola di gomma adeguata per tutte queste. Ricordiamo che il rally corre anche sulla neve e con le gomme chiodate, e qua queste sono delle gomme che presentano dei chiodi di circa un centimetro che si conficcano nella neve per dare più grip alla macchina,
Comunque, per restare nel clima migliore, l'asciutto non con un sole che batta, ma con un medio sole, poiché le macchine, sei chiuso nella macchina e non presentano quasi mai la centralina per il raffreddamento dell'abitacolo, e quindi dentro vi posso assicurare che si muore di caldo se batte il sole, e concentrarsi è veramente difficile, anche perché il sudore che è fatto col casco e con la tuta vi scende negli occhi, e poi è un problema sia per il pilota che guida, sia per il navigatore che deve dare le note. Quindi il problema sono tanto i rally estivi, che c'è tanto caldo e è sempre un inferno, diciamo. Mentre parlando dell'asfalto, anche un asfalto troppo caldo brucia le gomme, essendo il rally sì una guida, diciamo, abbastanza pulita, ma non troppo, visto che nei tornanti si dà di freno a mano, o comunque una toccatina di freno a mano anche nelle curve abbastanza chiuse si dà, quindi la gomma fa presto a consumarsi, diciamo. Contate che una macchina quando parte per fare un rally porta vari treni di gomme da cambiare durante il rally proprio, e cambiano 4-5 volte le gomme in tutto il rally, in una giornata di rally o due. E così anche per la neve, perché tendono a perdersi i chiodini delle ruote da neve. Adesso io la mia introduzione per la pista l'ho fatta. Cioè fateci la pista altre per la domande strada. Perché wow, non pensavo Pike risponde alle nostre risposte. Wow, non pensavo fosse così difficile avere una pista perfetta. No, perfetta 100% è così, però comunque se sei bravo e se sei forte il tempo lo fai anche in condizioni non ottimali. Infatti Perotti a Franciacorta ha fatto il record quando c'erano 50 gradi d'asfalto, e io che camminavo con scarpe e con la soletta di gomma mi si incollava il piede per terra. Quindi se tu sei bravo il tempo lo fai anche quando non è ottimale, però ho ripetuto che a Franciacorta si tende a fare due gare l'anno, una ad aprile e una a luglio. Lui ha corso in quella di luglio e quindi il tempo era quel che era, e per fortuna che era bello. Però sappiamo che Franciacorta è una pista così, che non ci stanno, che le gare ufficiali non le fanno tanti piloti forti, quindi è facile fare il record lì. E però quello che stiamo dicendo, i record della pista vengono registrati in un weekend di gara ufficiali, mentre tu puoi fare, se in una pista si gira in 1.5 tu fai 1.4 in un giorno di prove libere, tu sai di aver fatto il record, ma non è ufficiale. Solo questo. E niente, e se non avete altre domande da farci, perché vedo che non ci state facendo domande, però sono ottimista in voi. Anche te Pike, se hai altre qualche curiosità che pensi sia facile, ma come hai scoperto adesso non esserlo, se tu hai scopri qualche altra novità diccelo. Grazie per le informazioni, ci scrive Pike. Prego, speriamo di esserti stato utile e di essere stati interessanti in questa spiegazione e di non aver annoiato tracciate. Per esserci dilungati, esatto. Fateci altre domande per gli ultimi minuti di live, fatecele, tante domande per tutti gli spettatori. Salutiamo tutti coloro che si sono iscritti, vi ricordiamo di supportarci con un pollice in su, con un like, e niente, fateci domande perché tra poco chiuderemo la live, anche dato l'orario, però ringraziamo ancora tutti coloro che si sono iscritti, che stanno seguendo la live, che hanno seguito anche per un secondo la live, perché questo ci fa piacere vedere quanta gente è attratta da queste
da questo nostro impegno, diciamo. Diego Bonardi ci scrive: prossima live, io Uffi, mi sento di rispondergli probabilmente una settimana, ne faremo. Sì. Sis Sos dice: ah, regà, buongiorno. E allora, Diego Bonardi, prossima live, probabilmente, quasi certo, una settimana in questo periodo. Lo diciamo già quando è la prossima? Ma sì, comunque sempre a metà settimana sarà, però vediamo, penso che si sposterà, voi che siete bravi, il mercoledì esce. Aspetta, voi che siete bravi e voi che siete in live ancora adesso, vi diciamo che la prossima live è giovedì alle 4, non vi diciamo con chi, noi due sicuro, però la prossima live è giovedì alle 4, quindi segnatevelo, spammate, fate pubblicità che giovedì alle 16 italiane si farà la live. Esatto, ricordiamo ancora una volta le nostre serie che usciranno il mercoledì e la domenica. Pike chiede una domanda interessante che però, allora, Pike chiede anche come si sta Sissos scrive: oh, ma fallo parlare. Io ringrazio Sissos perché io qua la parola non la posso prendere mai. Prendi la parola. No, era che era arrivata una domanda interessante per quello. Sì, sì, poi rispondiamo anche alla domanda. Sì, esatto, faremo uscire la live comunque i giorni in cui non ci sono i post dei video di Quattro Chiacchiere con Vita D'Arelli, quindi sarà il giovedì o il venerdì, e comunque sempre durante la settimana. Ok, se ti senti di rispondere tu alla domanda, se no... Pike, tu che ci chiedi come si sta mentalmente può influire sulla gara, guarda, noi non siamo piloti quindi non possiamo risponderti, però se giovedì ti connetti potrai ricevere la risposta alla tua domanda, perché ci sarà uno o due ospiti che potranno risponderti a quella domanda, uno è certo che ci sarà, quindi se tu giovedì ti connetti all'inizio della live tu potrai avere risposta a quella domanda. Io per quello che so ti dico che lo stato mentale conta tantissimo. Lo stato mentale conta parecchio per... I porconi no nei commenti, per piacere ragazzi. Infatti ho eliminato il commento. E... quindi... il giovedì, Pike, che dici lo stato mentale potrà influire, riceverà la risposta, ma per quello che mi hanno detto a me, lo stato mentale è una delle cose fondamentali. E vi do una chicca che ascolterete anche giovedì. Lo stato mentale può causare sindromi, quindi qui non voglio entrare nel dettaglio perché entrerà nel dettaglio una persona più esperta di noi, però giovedì parleremo anche della sindrome compartimentale, che per qualcuno si pensa che possa essere legata allo stato mentale in gara, quindi connettetevi perché ci saranno contenuti speciali, contenuti interessanti e anche inediti per YouTube. Quindi sì, Pike, certo, puoi fare domande semplici quando ti pare, come ti pare. Ok, volevo dire che anche nel video di mercoledì che uscirà con Paolo Porro sul rally si parlerà anche dell'aspetto psicologico e la preparazione prima della gara e durante la gara. Pike chiede parla te che è sul tuo ambito. Ok, il peso dell'autista influisce qualcosa? Io mi sento di dire di sì,
nel rally il peso influisce, poiché il carico del pilota e anche quello del navigatore, essendo in due sulla macchina, nel rally invece che come la Formula 1, come la moto, è più importante. E bisogna cercare anche di bilanciare il peso tra i due per non avere troppo carico da una parte o da un'altra. Ovviamente e anche... comunque il pilota si tiene sempre in allenamento per restare nel peso giusto, diciamo, per lottare soprattutto nel campionato del mondo, nei campionati italiani. Ovviamente anche per le moto e per le macchine il peso può far differenza, infatti se guardate MotoGP, se guardate Formula 1, stanno lavorando sul minimo dettaglio per diminuire il peso, infatti anche le tute stanno togliendo parti di titanio, perché le saponette, le parti di titanio le mettono solo nelle parti più colpite. E questi sono aggiornamenti e sono ricerche che hanno fatto testando le tute, guardando, prendendo in considerazione tutte le tute usate. Quindi sì, il peso fa la differenza. Perché? Perché se guardi tutti i piloti di MotoGP sono magrissimi, mentre non vedo piloti grassi. Quindi sì, il peso fa la differenza. Altre domande, se ne avete? Per gli ultimi 6 esatto. minuti di live. Interessante, grazie. Spero che lo sia stato davvero interessante. Utile soprattutto a rispondere alle vostre domande. Sissos chiede: sai perché non ci sono piloti grassi? Beh, oddio, ci sono piloti non magri. Basta vedere il navigatore di Loeb. Adesso non entriamo nel merito, sì, è vero, però conta che adesso Loeb fa gare del mondiale, però non le fa neanche tutte. Comunque lui, in tutto rispetto, 9 volte campione del mondo rally consecutivo. Sì. Un gran pilota, un gran navigatore, ha in parte che Daniele Lenà, che vabbè, dopo essere contate che un pilota si tiene sempre in allenamento. Una volta dopo il ritiro, fare così tanto allenamento senza fare le gare non è la stessa cosa, quindi un po' di peso lo prendi sempre e è difficile comunque tenere una forma fisica perfetta anche dopo che smetti di fare uno sport così tanto difficile come il rally. Non sembra, ma tutta quella forza che sprigiona la macchina e tu devi controllarla, è un sacco di energia che si spreca e un sacco di allenamento ci sta dietro, e una volta che non hai più quell'abitudine di farlo perché non devi più fare le gare, è molto difficile tenersi così come sei quando fai le gare, diciamo. E vorrei concludere dicendo due cose che abbiamo straripetuto. Quindi se non avete altre domande, vi consiglio di scriverci domande adesso, se ne avete altre. Però vi ricordo di seguire su Instagram la pagina Benza Crew, la pagina Mattia Spada 03 e la pagina Nicolas.Bertelli, di supportarci, supportare il canale Benza Crew, di condividere i video, i contenuti che ci fa piacere, di lasciare qualche commento ogni volta che... Se voi commentate, a noi fa piacere, infatti ad ogni commento verrà messo il cuoricino, verrà conseguita una risposta, quindi noi vi risponderemo al commento. E iscrivetevi, lasciate mi piace, supportate il canale. Qua aspetta che arrivano domande, allora vabbè, la risposta alla domanda di SIS SOS: perché se cadono causano un terremoto? Io potrei dire potrebbe essere anche una tecnica per far cadere gli altri,
diciamo no al razzismo, giusto, attivate la campanellina, esatto, supportate. Nicolas, hai mai provato a guidare da ubriaco? No, non ho mai provato a guidare da ubriaco, ci proverò e poi ti dirò che cosa succede. No, non farlo, finisce male. No, sto scherzando. Siate responsabili quando guidate e ricordatevi che se dovete guidare non bevete, e o se dovete bere non guidate. E fateci ancora domande, altrimenti la live finisce qua. È stato un piacere avervi come live e è stato un piacere. E speriamo di rivedervi presto. Noi sicuramente giovedì siamo in live alle 16, ci troverete attivi su questo canale, però vi ricordo che domenica uscirà il video della serie 4 chiacchiere con, e mercoledì il video della il primo episodio della serie Vita d'Arelli, che è già sul canale come premiere, diciamolo. Mm-hmm. Potete già andare a mettere like se e se pensate che vi piaccia, così noi sappiamo che verrà supportata e continueremo a portarla se vi piace. E niente, visto che non ci stanno più facendo domande, direi di aspettare l'ora esatta, quindi di aspettare ancora 40 un secondi. Minuto. E poi salutarci tutti, è stato un piacere avervi qua in live, anche possiamo dire in così numerosi, perché comunque una decina di persone per una live così non progettata da... Non un sacco di tempo, così è la prima live che facciamo sul canale. È la prima live che facciamo sul canale. Cioè, ho proposto io l'idea ieri sera, abbiamo trovato ospiti all'ultimo, però vi promettiamo che per settimana prossima ci organizziamo meglio, infatti un ospite è già pronto per giovedì, ospite d'eccezione. Vi diciamo uno spoilerino per voi attivi per l'ospite di giovedì. L'ospite di giovedì è l'ospite che... farà l'intervista con noi e che uscirà sul canale domenica, quindi l'ospite che sarà in intervista domenica sarà in live con noi su YouTube, infatti nell'intervista sarà detto, sarà ricordato, e niente, quindi il pilota di moto che in intervista ci sarà domenica sarà colui che sarà in intervista anche in live giovedì, e non vi nascondiamo numerosi ospiti, ma non del mondo motori, piloti professionisti, ma come abbiamo fatto oggi, qualche amico, e quindi a presto e cercheremo di portare anche qualche pilota. Adesso vedremo per giovedì se io riuscirò a contattare qualche pilota di rally, perché sarebbe comunque bello portare anche loro su questo, in queste live. Ringraziamo giusto ancora tutti gli spettatori, ringraziamo Nicolas. Prego, comunque siamo i due creatori del canale, quindi è giusto che ci siamo tutti e due in queste live. E un saluto dalla Benza Crew. Ricordiamo, mi sono dimenticato di ricordarlo questo, che se volete partecipare all'idea Benza Crew, scriveteci in direct nell'account Benza Crew e nell'account Mattia Spada 03. Escludo te, Nicolas, come account, perché le regole le dico io di Benza Crew. Perché tranquillo. Sai che ho stabilito io le tre regole, sai le tre regole. E sì, queste sono le solite. E quindi ve le scrivo io. Quindi se volete partecipare nell'idea Benza Crew, entrare nel gruppo WhatsApp Benza Crew, che è dove verranno anticipate ci saranno gli spoiler lì
scriveteci in direct. Non tutti gli spoiler, però alcuni spoiler esclusivi verranno fatti su... Non è che vi mandiamo il video in anteprima, però vi diciamo i personaggi in anteprima. Sì, esatto. E comunque è sempre bello far parte di una crew del genere e noi programmeremo magari anche qualche raduno così per incontrarci e... Scriveteci in direct che vi aspettiamo. Un saluto, a presto ragazzi. Un saluto, ciao ciao.